Le esperienze che sono messe in campo sono state quelle innanzitutto di presentare il progetto Aquiliano Mercato Natura, che quindi che è un'esperienza che sta nascendo, che vede coinvolte le aziende del territorio, che vede coinvolto il comune, che vede coinvolte le associazioni. Questo è stato un tema su cui abbiamo realizzato anche un DEP che abbiamo diffuso proprio per lanciare anche questa iniziativa. Anche la presentazione della guida di Aquiliano, che già la facciamo in questo contesto con anche la città di Finale, proprio perché riteniamo che possa valorizzare anche il lavoro di questa guida. C'è un lavoro molto importante anche fatto di presentazione del territorio che è stato veramente messo in grande luce, che è lo spazio dedicato all'immagine del territorio e video, che abbiamo trovato un angolo estremamente importante dove i visitatori possono sedersi e conoscere anche le immagini del nostro territorio e le immagini anche dei produttori e delle aziende, e quindi un'occasione molto importante per valorizzare il nostro territorio, le nostre aziende, del patrimonio di tutta la nostra comunità. Il Salone dell'Agroalimentare quest'anno si conferma un punto di riferimento per tutti i produttori della Liguria e per le nostre aziende agricole che devono assolutamente ripartire. È stato veramente un grande successo e siamo molto soddisfatti. La nostra soddisfazione è data anche dalla presenza del Comune di Aquiliano, che ha come ogni anno realizzato uno stand d'immagine per il nostro territorio e che ha valorizzato e sa valorizzare sempre di più anche attraverso produzioni video tutto quello che sono le peculiarità della zona di Aquiliano, sia a livello culturale ma anche soprattutto a livello di produzione agroalimentare. Aquiliano ha partecipato mettendo in mostra il suo territorio, i suoi prodotti, con grande passione, mettendoci tutte le sue possibilità e potenzialità. Innanzitutto è importante farsi conoscere, diciamo che uno degli elementi per cui Aquiliano parte su questo tema dalla necessità di costruire anche una sua immagine territoriale, e quindi questo è uno strumento tra gli altri che ci consente anche di farci conoscere e ci consente anche di valorizzare anche ulteriormente sul piano anche delle esperienze, dei contatti, delle aziende, anche questo patrimonio che abbiamo nella conoscenza anche di una dimensione più ampia del tema del turismo, del tema della valorizzazione dei nostri percorsi, nel tema della valorizzazione delle nostre comunità, dei nostri borghi. Credo che questa sia un'occasione anche molto molto importante e significativa anche a livello regionale.